Dunque, vorrei avvertire tutti quelli che ci stanno guardando che io ho iniziato così. Che loro, oltre alla passione per il calcio e per la musica, ecco, stanno facendo quelle cose che sono fondamentali, perché Castanaso Music Festival diventa un'opportunità per dei giovani che hanno bisogno di sfogare una sorta di creatività. Credo che ci siano quattro... Sono quattro concorsi canori. Quattro concorsi canori, ecco. Sì. E quindi questo palco, queste strutture, questa tenso struttura diventano una ricchezza per i giovani che se no possono anche rischiare di dedicarsi a qualcosa di negativo. In realtà invece la musica è liberatoria. La musica è liberatoria, poi, visto che so che c'è anche del rock e del rap, così, è anche qualcosa, dirà anche qualche cosa di importante. Io ritrovo, come dicevo, le mie radici, perché io ho iniziato suonando la batteria, avevo i capelli fino qua, suonando il rock and roll e andavo nelle cantine. Allora eravamo un po' più fortunati di voi, perché appena uscito dalle cantine mi hanno preso subito a suonare, mi hanno dato anche 2 lire per suonare. Adesso diventa molto più complicato, però i ragazzi sono molto più bravi di quello che eravamo noi, quindi tra 50 anni vedrai che roba. Allora guarda, io me la metterei, ma essendo un XXL, tu capisci che insomma non vorrei dare la sensazione di essere Gimondi in salita, ecco, questo è fatto. Cosa mi rimane da dire? Che io ho organizzato e stiamo organizzando il Festival delle Arti, al quale voi siete, il Castanaso Music Festival è affiliato, e abbiamo 5.000 iscrizioni ogni anno di giovani che arrivano da tutte le parti d'Italia, perché il giovane deve avere la possibilità di esprimersi, di dire anche quello che non va, come vuole, con qualsiasi mezzo. Quindi io mi auguro che questa manifestazione possa crescere, che possa venire a portare i migliori anche da noi. Facciamo un interscambio, sì. Importante c'è attenzione verso questi ragazzi che se lo meritano. Assolutamente, tensione, ci sono un sacco di creste con delle basette che stanno passando. L'importante è che questi ragazzi non facciano la musica di Albano, ecco, questo è fondamentale. Io stasera sono in concerto, vi ringrazio di tutto. Grazie dell'ospitalità, faccio un in bocca al lupo a tutti, perché credo. C'è bisogno, e poi dai, grazie, forza grazie, ragazzi, dai, Castanaso Music Festival. Grande.